Un saluto cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. La palla di pelle rassegna stampa di oggi mercoledì 17 luglio. Partiamo da Tutto Sport. Thuram, gol e assist con Motta. Ecco la nuova maglia arrivata dallo spazio, quella di Alicia Faboom. Haidari a un passo dal Toro, complimenti alle ragazze di Songjin, 4-0 alla Finlandia e quindi il 4-0 vale la qualificazione. Southgate si dimette, Potter Howe per l'Inghilterra, Hala Madrid, do la vita per te, la bellissima presentazione spettacolare di Mbappé a Madrid. Sulle doppio yes avanti Kop, perché Sulle è legato all'eventuale arrivo di Kop, di Comines. Con la cessione dell'argentino la Juve potrà avanzare l'offerta all'Atalanta per Comines e allora diventerà una Juventus veramente forte con Calhanoglu, con Thuram e Comines. Haidari 4 milioni più 1 un passo dal Toro e la nuova offerta di Vagnati a Lugano, il rilancio può rivelarsi decisivo. Un'estate da 10 lodi, Inter stanno tutti bene, a far da trascinatore Lautaro con 5 reti, in Germania segno Arnautovic, Bastoni, Barella, De Vrij e Çalhanoğlu. Morata, Milan, rojo nero, manca ancora un Rodri nel pezzo di Stefano Scacchi, dice che il Milan ha preso, oggi sarà il giorno di Morata. Ieri ha salutato Simeone e gli ormai ex compagni dell'Atletico, oggi test col Milan e l'incontro con l'amministratore delegato Furlani a Madrid per le firme. Sì, andrò lì dopo le visite mediche. Fulkrug, incominciate, mi sbilancio, a togliere il pennarello dal vostro cassetto. Per Fulkrug incominciate a togliere il pennarello dal vostro cassetto, ne parleremo nel video di metà pomeriggio. Qui continuano a insistere ma non mi dicono cose molto positive sull'arrivo di Fulkrug. Mbappé, 85.000 in deliria, darò la vita per il Real. Dice Mbappé, potevo essere qui 3 anni fa, lo spagnolo l'ho studiato a scuola, sapevo che mi sarebbe servito. Mbappé è un ragazzo molto intelligente, ha un bel inglese fluente, anche oltre lo spagnolo. Zidane è il mio primo ricordo madridista con CR7. Andiamo avanti, passiamo a un altro argomento. Southgate dice basta, l'Inghilterra cerca un CT dopo la delusione di Berlino. E quasi 8 anni di lavoro, è stato un selezionatore poco amato dai tifosi, eppure riuscito a ridare dignità a una squadra che spesso sapeva soltanto deludere. Il problema del selezionatore inglese è che l'Inghilterra, i giocatori inglesi, come in generale tanti giocatori, ma soprattutto i giocatori inglesi che hanno anche la Coppa di Lega, la Carabao, oltre che la FA Cup, la Coppa d'Inghilterra, la FA Cup, il problema è che arrivano distrutti ed è stato già bravo negli ultimi 2 europei a portare l'Inghilterra in finale. Pafundi, ma non solo, l'Italia può sorridere. Vediamo, ecco, il fantasista dell'Udinese consacrato dall'esperienza in Svizzera. Zeroli e Di Maggio sono il futuro di Milan e di Inter. Con l'Udinese, nel novembre 2022 il CT è ancora Roberto Mancini, nella lista dei convocati per le amichevoli contro Albania e Austria spunta il nome di Simone Pafundi, che a 16 anni esordiva con la nazionale maggiore. Un talento grandissimo, quello del classe 2006, che ha brillato anche nel mondiale Under 20 della passata stagione. Con l'Udinese però il ragazzo non riusciva a trovare spazio, allora via in prestito verso la Super League Svizzera. Oasi rigenerante per molti italiani, vedi anche Calafiori. In 6 mesi Pafundi ha saputo conquistare quantomeno tutti coloro che a fine stagione lo hanno nominato come Player of the Season.
e anche se non ha un peso che gli consentirà di fare il granatiere per il Presidente della Repubblica, all'esordio dell'Under 19 contro la Norvegia, squadra che di potenziali granatieri su 1,90 ne aveva parecchi, ha mostrato tutte le sue giocate. Un assist da Marziano e un incrocio dei pali che ancora trema, che alla fine gli hanno, e quindi visto i suoi piedi buoni, alla fine dovrebbe emergere. Azzurre d'applausi, c'è il pass per Euro 25, col 4-0 alla Finlandia, Palermo, ecco Henry, Inzaghi vuole la Padula e c'ha ragione. Io seguo sempre Berrettini, ha superato Kacin nel primo turno di Gstaad in Svizzera. Passiamo al Corriere dello Sport. Eccolo qua, Morata Day, missione Big Rom svolta a Napoli, 25 milioni per Lukaku, accordo quasi raggiunto con i dirigenti del Chelsea. Il Paris Saint-Germain avanza per Victor e offre contropartite. Al club di De Laurentiis spiacciono il trequartista Kang In-Lee e il mediano Ugarte. Ma io trovo che sia sempre intelligente quando, invece di portare a casa 100 milioni, quando vai in queste grandi squadre, hanno sempre nel loro negozio dei giocatori che puoi eventualmente chiedere, invece di prendere i 100 e andare in giro. E in effetti è una soluzione, secondo me, quella di De Laurentiis, intelligente. Capitano della Spagna si prende il Milan, Morata Day. Fonseca cerca anche un difensore, mentre Nibra non si ferma, lavora su Fulkrug, Abraham e Duran, 50 milioni. Duran, mi permetto di dire 50 milioni, sembra strano, mi sembra molto strano. Missione Big Rom ve l'ho già letta. Milan arriva capitano Europa, Morata si va, ho salutato compagni e mister, pagato la clausola di 13,5, oggi visita e film. L'attacco continua, obiettivo Fulkrug, ha bisogno di un'altra punta e cerca il padre ideale per Morata. Alternativa Abraham e Duran del Villa. Io continuo a dire, anzi comincio a dire, perché finalmente qualche notizia, qualche indiscrezione, qualche diciamo informazione l'ho avuta, Fulkrug non sono molto diciamo positivi sulla possibilità di Fulkrug. Poi vediamo. Alla Juve 100 milioni di esuberi, perché dicono così, da Szczęsny, Chiesa, Huijsen, Schüle fino agli infortunati Kostic e Milik, una squadra di sacrificabili che vale una fortuna. Bisogna trovare però chi li vuole. Juan Jesus, il Napoli ha voglia di riscatto. Roma, ecco anche qua, occhi su En-Nesyri. Da quello che mi risulta, En-Nesyri, giocatore che piaceva anche il Milan nella scorsa stagione, giocatore del Siviglia, da quello che mi risulta sarebbe già bello impacchettato per la Turchia. Vediamo se sarà vero o meno, ma a me non risulta che En-Nesyri possa andare alla Roma. Vediamo se la informazione mia sarà giusta o meno. Parte la nuova Inter, va in scena Taremi, Colombo per D'Aversa, Anquist, c'è il Parma. Due operazioni del Milan all'Empoli, l'attaccante e il portiere Vasquez, che piace a tante squadre, ha fatto bene ad Ascoli. Mbappé, la mia vita per il Real, la giovane Italia con Tonali e Zaniolo. Ha girato un po' questa mia previsione nei siti anche all'estero, questa mia previsione che prima o poi Tonali tornerà. Non so quando, adesso è concentrato per la sua avventura in Inghilterra, ma Tonali, quando finisce l'avventura, torna a casa, coming home. Catania idea Luperini, Milan capovolto, la Gazzetta dello Sport. Me l'avevo anticipata nel video di stamattina. La A deve contare di più, dice Scaroni. Milan capovolto perché? Dopo troppi infortuni, sostituti preparatori. Il diavolo investe sul cambio, pressing e dominio nel Milan di Fonseca. Ibra rinnova lo staff e punta sui giovani. Quindi quando, ecco qua le immagini di chi è stato sostituito, parliamo di Pioli, Abate, Paesanti, Morisi, Rossetti, Tony Roberts, quindi molti hanno
è stato proprio Ibra che ha voluto questi cambi, questi allontanamenti. Spunta Samardžić, offerta Milan per il serbo, altra qualità se non c'è Fofana. E qua non riesco a capire, tutti noi non riusciamo a capire. Un profilo diverso, infatti alternativa a quello del mediano, tutto forza e muscolo alla Fofana. A noi serve un giocatore alla Fofana, ma anche qui nel video del pomeriggio vi do notizie su Samardžić. Anche lì non dico di prendere il pennarello, ma non credo proprio, non c'entra niente Samardžić con Fofana. Una volta che hai Samardžić, buon giocatore, ma non lo devi mettere al posto di Fofana. E avere un altro anno, un altro giocatore, un altro centrocampo senza un Fofana, non credo proprio che sia possibile. Un'asta per Sulé, Lester niente rialzo, Mattias dice sia la Roma. Lautaro in corsa con Bellingham, Vinicius e Rodri, sfida a 4. Il discorso di Lautaro, è, a livello di pallone d'oro, mancherebbe altro, è un potenziale, perché è fra i migliori giocatori del mondo. Però il pallone d'oro come diciamo uso, come tradizione, è vinto anche da, soprattutto da quelli che vincono, come Bellingham la Champions League, come Rodri l'europeo da protagonista, Vinicius un altro giocatore che ha vinto con Real Madrid la Coppa dei Campioni, qui la Champions League. Quindi Lautaro nessuno ha segnato, è stato decisivo in campionato, è stato decisivo in Coppa America, però dato che il pallone d'oro viene assegnato in Europa, ecco che potenzialmente se vincesse il pallone d'oro Lautaro nessuno potrebbe dire assolutamente nulla. Però anche se la Gazzetta ipotizza questa possibilità, mi sembra difficile, proprio perché bisogna anche alzare un trofeo. Napoli alla Conte, difesa 3, trequartisti, la sorpresa che dira, Calafiori diviso in due, il Bologna non cede alla richiesta di Basilea e l'Arsenal aspetta, la Roma insiste, El Nesiri in attacco, salta più di Ronaldo, vedremo. Attacco alla FGC, Scaroni, la Serie A paga e non conta, il sistema deve essere cambiato. Mbappé galattico, sono felici, Super Italia è fatta. Poker delle azzurre, la Finlandia è travolta, siamo alle fasi finali. Agosto in notturna, primi 4 turni della Serie B, tutti alle 20:30, bellissimo. Il 16 avvio col botto, c'è Brescia-Palermo. Vediamo, la prima giornata c'è Brescia-Palermo alle 20:30, poi sabato Bari-Juve-Stabia, Pisa-Spezia, Salernitana-Cittadella, su Tirolo-Modena. La domenica sempre la sera, Catanzaro Sassuolo, Cesena Carrarese, Cosenza Cremonese, Frosinone Sampdoria, Reggiana Mantova, e ci divertiamo un molto con la Multileague, cioè vedendo la diretta seguiremo tutte queste partite. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione, pennarello tenetelo pronto.